Italy. I'm Rob van Genechten, currently still the president of IATA. I'll be finishing my mandate tomorrow at the General Assembly here in St. John. It's a pleasure to meet all of you, all the delegates from Italy, people who travel to festivals quite often. Over the years, I'm in IATA since 2001, so over the years I've seen many passing by at many festivals, the Mondial in Monaco, most importantly. Salutations, I'm sending you best regards and greetings from St. John, Canada. And nevertheless, though my mandate is finished, I am looking forward to meeting you next time at a festival somewhere in the world. See you. St. John, au Canada, nous avons assisté à l'Assemblée générale de l'AITA. J'ai été élue la nouvelle présidente de l'AITA, j'en suis très fière et j'espère me montrer digne de cette charge qui est très très importante. Mon objectif pour ce mandat de seulement 2 ans n'est pas spécialement ambitieux, mais je vais m'attacher quand même à réaliser quelques petites modifications, à faire que les choses roulent bien, qu'il y ait moins de conflits au sein de l'association. Et je m'adresse à tous pour vous embrasser et vous dire à très très bientôt, quelque part dans le monde, dans les festivals, et sinon à Monaco en 2021. Merci. È veramente un'esperienza straordinaria essere qui a St. John a rappresentare la WILT insieme a Quinto Romagnoli, il nostro responsabile delle relazioni internazionali da tanti anni, sempre eccellente, sempre stimato da tutti. La WILT gli deve veramente molta riconoscenza ed anche tutto il movimento del teatro amatoriale italiano. Qui a St. John ho avuto questa opportunità. Ho avuto modo di incontrare esperienze teatrali, culturali, umane, da tutti i continenti del mondo. È una cosa incredibile che non avrei mai potuto fare, se non grazie ad un'organizzazione come l'AITA, che svolge nel mondo questo ruolo di assoluta grandezza. Voglio quindi esprimere tutta la mia riconoscenza agli amici dell'AITA, alla sua nuova presidente, ovviamente alla WILT, e spero proprio che in futuro questi rapporti, queste relazioni fra i teatranti di tutto il mondo continuino a dare i loro straordinari frutti. Ce n'è molto bisogno e non solo per il teatro.